si rende necessario un chiarimento definitivo sulla casa della comunità e sulla sua ubicazione a San Giovanni Valdarno. Vedete, a San Giovanni c'è una strana abitudine, soprattutto da parte di chi governa, c'è quell'abitudine a pensare che tutti ingoino tutto senza alcuna difficoltà. Ecco, credo che sia inaccettabile che per chi per 6 mesi ci ha convinto che la soluzione di cementificare il calambrone fosse l'unica soluzione possibile, l'unica soluzione accettabile, oggi ci venga a dire che invece no, si cambia ubicazione e la si cambia semplicemente perché si è ascoltato i cittadini. No, cari miei, la si cambia perché si è avuto una forte spinta dalla opposizione e c'è stata un'opposizione che ha saputo dialogare con i cittadini e che ha portato ad un cambio di direzione netto, netto e deciso. Se poi quell'opzione era quella giusta, beh, potevano tranquillamente continuare a farlo lì al Calambrone e cementificare più di 3/4 di giardini per rispondere ai tanti post sui social che vediamo. E dobbiamo anche su questo essere molto chiari. Non c'è più, caro Assessore Franchi, caro Sindaco Vadi, caro Assessore Pellegrini al quale va tutta la nostra comprensione perché è evidente che ultimamente non ne inforca più una. E anche nell'ultimo comunicato aveva letteralmente gli occhi da cane bastonato. Ecco, dicevo, carissimi, non c'è più da parte dei sangiovannesi né la sveglia al collo né l'anello al naso. Ci siamo svegliati, i cittadini si sono svegliati e ci hanno chiesto con forza di raccogliere le firme. La scelta dell'ubicazione della Casa della Comunità al Calambrone è una scelta ufficiale presa con delibera. Le chiacchiere sindaco non sono sufficienti, serve un altro atto ufficiale, serve un consiglio comunale aperto, serve confrontarsi e serve scegliere ciò che è meglio per la città e serve sceglierlo anche con noi, insieme con i cittadini, visto che voi avete dimostrato di non esserne in grado, Sindaco Vadi. Ascoltate l'opposizione, evidentemente ne trarrete beneficio, lo è stato già in altre scelte di città, lo sarà anche per questo. Noi siamo a disposizione dei cittadini, non ci chiameremo certo indietro.